Amici di motorsport.com, una buona giornata a tutti voi. Siamo a un altro appuntamento delle nostre chiacchierate video con i personaggi del motorsport e con grandissimo piacere, insieme a Francesco Corghi che saluto, abbiamo il piacere di avere Gianni Morbidelli, un pilota di lunga carriera che ha vissuto, secondo me, tre momenti differenti e separati della sua avventura nelle quattro ruote. Ha iniziato stravincendo in tutte quelle che erano le categorie propedeutiche, con un campionato italiano di Formula 3 meraviglioso, un titolo europeo, e poi è subito entrato in Formula 1, prima poi di vivere una lunghissima esperienza nel mondo delle quattro ruote, fra turismo, gran turismo, super turismo e chi più ne ha più ne metta. Gianni, come colleghi questi tre momenti della tua vita sportiva? Intanto un saluto a tutti e ti ringrazio Franco, a te Francesco per questo invito e questa opportunità, tra l'altro in un momento dove spesso la noia ci attanaglia è estremamente piacevole parlare con delle persone come voi che ne sanno tanto dell'automobilismo. Franco, io ho passato tantissimi anni in automobilismo, come hai detto tu, ormai questo doveva essere o dovrebbe essere, non so se usare il condizionale o meno, il mio 40° anno nel motorsport. Quindi ho iniziato a 12 anni, ho 52 anni e mi apprestavo a svolgere il mio 40° anno di attività nel motorsport. È una lunga carriera fatta di alti e bassi, no? Sono un po' come quei pugili che ogni tanto è andato knockout, è andato KO, però ho cercato in qualche maniera sempre di riprendermi. Non sempre è stato facile, però comunque la mia carriera è stata in qualche maniera bersagliata da situazioni difficili, anche di momenti estremamente belli, no? Perché comunque tu ne hai citato qualcuno, però ho vissuto sicuramente la mia prima fase nell'automobilismo, quella del passaggio dal kart alla Formula 3, dove mi sono tolto grandi soddisfazioni e mi ha in qualche maniera consentito di approdare poi al mondo della Formula 1, perché vincendo l'italiano, l'europeo di Formula 3, fui invitato da Cesare Fiori in Ferrari con Guido Forte, che allora era il mio team manager. Andammo lì e mi offrirono questi 3 anni di contratto come collaudatore in Ferrari e quindi ecco, da lì si è aperto poi un mondo, si è aperto poi l'opportunità di non solo di fare il collaudatore ma di correre anche in Formula 1 nello stesso tempo con la Minardi. Poi sono uscito dal Formula 1, poi ci sono rientrato perché comunque non mi era andato giù nel fatto che comunque fossi uscito dalla Formula 1 così giovane. Grazie all'aiuto di Marco Zecchi, che avevo conosciuto nel frattempo in Ferrari, era il braccio destro di Cesare Fiorio, decidemmo di ritornare in Formula 1 nel 94. Quindi ci sono stati un po' di alti e bassi, poi ci sono uscito in malo modo nel 97 dalla Formula 1 con un incidente che purtroppo mi ha tenuto fuori dalla Formula 1 per un anno e mezzo perché ho subito un con la intervento. Sauber. Sì, esatto, con la Sauber, che è stato uno degli anni peggiori della mia carriera in automobilismo. Però ecco, come ti dicevo, la vita di uno sportivo è fatta di alti e bassi, no? E quindi devi essere anche ogni tanto capace di tirarti su. Ecco, io ho una fotografia mentale, mi ricordo quel campionato italiano di Formula 3 con la Dallara Alfa Nova Motor e appunto con Forti, e Sì. in quel momento tu eri considerato non solo a livello italiano, ma a livello diciamo globale, uno dei piloti con maggiore talento, sul quale si sarebbe potuto scommettere che potesse diventare un campione. Tu lì, come l'hai vissuta quella giornata? Perché è un po' stato lo sbocciare di una situazione. Io, guarda Franco, io ho vissuto
quella fase lì molto serenamente, anche perché io vorrei sottolineare il fatto che comunque anche quando io correvo in kart ed ero affiancato sempre da mio padre, che al tempo era il mio meccanico, lo facevamo. Ricordiamo per... che lo hai perso da poco, papà. Sì, esatto, e purtroppo, ahimè, ed è stata una grandissima perdita, non solo umanamente, ma mio padre l'ho sempre considerato un genio, una persona che ha dato tanto nel mondo del motorsport, nella fattispecie nel motociclismo. E chiuso questa parentesi doverosa, dicevo che comunque, ecco, l'abbiamo sempre vissuto in maniera serena, no? Andavamo a correre, lui faceva il meccanico, poi quando anche sono arrivate le prime vittorie, i primi ingaggi dalle case costruttrici, quindi gare importanti, non abbiamo in qualche maniera mai pensato o non eravamo mai proiettati al dover arrivare necessariamente in Formula 1. Era un divertimento, forse proprio per questo che ci siamo riusciti, perché la nostra forza era quella di andare e di divertirci, cosa che molte volte oggi i giovani non fanno, no? Oggi chi intraprende un percorso del genere spesso lo fa perché già mira arrivare in Formula 1, mira diventare un supercampione, l'Hamilton della situazione. In realtà lo sport va affrontato con una filosofia diversa, no? Quella di, in primis, di divertimento, di divertirsi. E anche quando è stata la Formula 3, per quanto per me è stato un momento anche duro, perché mio padre ha investito su di me, ha dovuto mettere il primo anno dei soldi e questo mi pesava tanto. Poi lui mi disse: guarda Gianni, come se io fossi andato al casinò e avessi puntato su un numero, io punto su di te perché ci credo. Ed è stato ammirevole. Poi io ho avuto la grande fortuna in Formula 3 di conoscere Guido Forti, che per me è stato un secondo padre, una persona eccezionale e un uomo che ha dato tanto all'automobilismo, ma che purtroppo non ha ricevuto in cambio quello che si meritava. E lui è stato una Diciamo persona... che la coppia Forti-Guerci, che era poi il capo Bravo. tecnico che ti seguiva la macchina, formava forse la squadra di riferimento della Formula 3 dell'epoca, quindi eri sicuramente salito sulla macchina giusta, oltre ad Assolutamente. avere i motori Nova Motor Alfa Romeo. Con i Pedrazzani, certamente. No, no, era il connubio perfetto e io l'ho sfruttato pieno, no? E Guido comunque per me è stato Guido Forti, è stato per me insieme appunto Paolo Guerci, che era un tecnico incredibile, una persona con cui ho lavorato sempre molto bene, perché sai, il feeling con un tecnico molte volte è come quello che puoi avere con una ragazza, ci deve essere intesa, no? Basta un gesto, basta semplicemente una parola, perché lui subito va ad intervenire là dove hai bisogno, no, di far funzionare la vettura, e con lui c'era un'intesa perfetta. Guido invece è stato per me, ripeto, un secondo padre. Poi ci sono degli aneddoti anche carini con Guido, perché era una persona estremamente divertente, simpatica, che amava giocare e dall'altra parte era un estremamente professionale. E grazie a lui, con quei risultati ottenuti in Formula 3, ci siamo, come ti dicevo prima, siamo stati invitati da Cesare Fiorio e lì ho iniziato a capire che forse il giochino, fra virgolette, stava diventando importante, no? Perché poi l'ingaggio della Ferrari ovviamente si faceva sul serio, cioè non era più il divertimento, ma c'era anche una responsabilità in più e c'era anche comunque in qualche maniera la consapevolezza di aver raggiunto un livello molto alto. Ecco, tu E eri quindi sono... stato accolto molto bene in Ferrari, perché Sì. poco prima di te c'erano stati sì collaudatori, ma trattati un po' veramente da tester che dovevano semplicemente deliberare delle soluzioni. Tu invece sei stato accettato, forse perché scelto da Cesare Fiorio in quel momento, come il collaudatore capace di far crescere la macchina, utile anche ai due piloti titolari. Sì, esattamente. Va anche in qualche maniera sottolineato il fatto che Cesare Fiorio credeva tanto nei giovani, in quel momento in cui, un momento storico dove era difficile per un giovane arrivare presto in Formula 1. Io avevo appena 20 anni, 21 anni, quindi non lo si vedeva molto bene il giovane, no? Perché c'erano i blasoni, c'era Prost, Senna, Mansell, Berger, Piquet, stiamo parlando di gente che ormai, Patrese, gente che aveva alle spalle già tanti anni in Formula 1, quindi per un giovane era difficile, contrariamente a quello che avviene adesso. Adesso, cioè, se non hai 17 anni sei già vecchio, voglio Tra l'altro, dire. tu in squadra avevi due Sosanelli mica da ridere, oltre a Prost chi c'era? C'era, no, c'era Mansell il primo anno, il primo anno del collaudatore c'era, infatti sì, è stato un anno,
Beh, io ho avuto poi due maestri che erano agli antipodi, no? Completamente due persone diverse, ma la cosa, se ti racconto un aneddoto molto bello e anche divertente, no? Per farti capire, io appunto venivo dalla Formula 3, ancora non avevo fatto la Formula 3000, quindi anche fisicamente non ero preparato per salire su una Formula 1. Il primo test che feci con la Ferrari fu, mi sembra, il 4 di novembre dell'89, a Fiorano, quando presero, dichiararono, fecero l'annuncio dell'ingaggio di Alain Prost, e lì fu il mio primo, la prima giornata a Fiorano, e salì su questa Formula 1, c'era anche mio padre, e rimasi impressionato, che a un certo punto dico, ma veramente, ma io devo guidare queste macchine? Cioè, era una roba terribile, cioè il passo dalla Formula 3 alla Formula 1 era devastante, ma non solo per la grande potenza della vettura stessa, ma perché fisicamente ti richiedevano uno sforzo disumano. E la cosa bella è che poi nei mesi successivi, quando andammo a fare il primo test ufficiale a Estoril, mi ricordo che fino a quel momento per me Alain Prost era stato, sai, l'idolo che vedi in televisione, no? Quello che normalmente io da casa guardavo i miei Gran Premi e guardavo Prost come lo stereotipo, il pilota che mi piaceva di più, no? Per il suo modo di fare, per la sua precisione. E poi ho avuto l'opportunità di andarci a lavorare insieme, no? E quando siamo andati a Estoril, mi ricordo che lui scese dalla macchina, eravamo la prima giornata, eravamo io e lui a provare. E scese dalla macchina, venne da me e mi dice: senti Gianni, mi dovresti provare la barra anteriore più dura, perché mi devi dire come, cioè, Alain Prost, altro che viene da me a chiedermi se gli provo la barra anteriore più dura per dargli il mio feeling. Cioè, era una roba, hai capito? Cioè, cose che non ci credevo neanche io, hai capito? Ed è stato un momento fantastico. Poi, ecco, tutto questo è stato spazzato via dai simulatori, perché di fatto hai già un punto di riferimento in un lavoro che è diventato virtuale, mentre invece prima c'era la possibilità di affinare delle doti in queste situazioni. Ah sì, io credo il primo anno, se non vado errato, mi sembra che feci 7-8 mila chilometri di test con la Ferrari, ti facevi un bel mazzo, perché devo dire la verità, cioè non era un lavoro, sai, un lavoro dietro le quinte, ma comunque faticoso e impegnativo. Cioè, io molte volte mi ritrovavo, che so, a mangiare fuori con gli amici e mi chiamavano e guarda che domattina c'è il test, prendi, e andavo subito su a Maranello perché avrei dovuto provare il giorno dopo. E poi c'è stato, ecco, ti dico, il problema, ritornando a quello che era la tua domanda iniziale, no? Io ho vissuto quel momento in cui ero considerato in effetti un giovane con grandi possibilità. Purtroppo c'è da dire una cosa, che nella vita di uno sportivo, e soprattutto nel mondo del motorsport, dove necessariamente abbiamo a che fare con un mezzo, no? Che se non funziona è inevitabile che non funzioni neanche te, cioè non puoi andare con una macchina che non va. Mi trovai in una situazione dove venne in qualche maniera azzoppato il mio cavallo, cioè Cesare Fiorio fu mandato via dalla Ferrari, e lui che credeva ai giovani, e forse, dico forse, ma anche con delle certezze, mi avrebbe fatto fare un percorso all'interno della Ferrari per prepararmi a un'eventualità. E quanto eri lontano da questi top driver? Ma guarda, inizialmente ti dico, l'impatto iniziale, come dicevo, era tanto, perché poi alla fine fisicamente credo che l'aspetto fisico contava tanto, no? A differenza forse di oggi, non ne sono certo. Oggi li vedo tutti abbastanza rilassati quando scendono dalla macchina, o perlomeno non danno l'impressione di essere affaticati. Direi che sono tutti molto preparati. Assolutamente. Una cosa, cioè, gli sforzi del collo sono di nuovo diventati importanti, perché hanno carichi aerodinamici e velocità di percorrenza in curva molto molto elevate. Oggi si lavora molto, secondo me, anche sotto l'aspetto mentale, quello visivo, quello dei riflessi, le reazioni che sono, hanno delle velocità assurde oggi in Formula 1. Al tempo lo sforzo fisico era dato anche dal fatto che la macchina era molto più, se vogliamo, come dire, una macchina senza tanti congegni elettronici, di conseguenza era tutto, si ripercuoteva tutto sullo sforzo fisico, non c'era l'idroguida per esempio, quindi era duro, c'erano carichi aerodinamici molto alti, e poi avevamo sta testa fuori che comunque, voglio dire, eri soggetto alle forze di gravità senza che tu avessi nessun tipo di protezione, però era duro. Poi io devo dire che ho fatto dei test, in quel periodo non andavo
male, non ero lontano dai piloti titolari, e addirittura il mio confronto diretto in quel periodo era sempre Berger con la McLaren, perché Berger, a differenza di Senna, era quello che veniva fatto fare sempre il long run, quindi il mio paragone era il suo, era lui, no? Lui con la McLaren, io con la Ferrari. Monza, Imola, l'abbiamo fatto in molte circostanze e devo dire che ero competitivo, adesso insomma ero pronto per salire su una macchina. Ci sono l'occasione l'hai avuta proprio per sostituire il maestro Prost, cacciato dopo la famosa critica "questa Ferrari va come un camion", e ti sei ritrovato al Gran Premio d'Australia all'improvviso a correre e ti sei portato a casa un sesto posto. Lì però insomma la sfiga ci ha messo lo zampino, come spesso accade, no? Perché alla fine è stato un Gran Premio difficilissimo, credo uno dei più drammatici, visto che comunque si era battuto su Adelaide un acquazzone di quelli torrenziali, veramente. Era assurdo quanto piovesse. E io in qualche maniera ero riuscito a sopravvivere in mezzo a quel diluvio, e nel momento in cui fermarono la gara ero terzo, c'era Senna, Piquet e io, no? E però presero in considerazione la gara e i giri precedenti, dove invece ero sesto. E anche lì c'è un aneddoto, perché pensa per dire in che condizioni correvamo. Io ero dietro Patrese, lui era con la Williams, e standogli dietro c'era questa sorta di muro bianco davanti, dato dallo spray che lui alzava con le sue ruote posteriori, e mi creava un muro bianco. Cioè la differenza, io ho detto sempre, fra la notte e quella circostanza, è che la notte è nera e in quella circostanza era bianca, ma in realtà non si vedeva niente. Tanto che a un certo punto, standogli dietro nel rettilineo lì dell'Aide, che era molto lungo, non si faceva neanche in pieno, no? O perlomeno non avevi alcun riferimento per poter capire quando era ora di fermarmi, di frenare. A un certo punto, da questo muro bianco, pam, mi sono illuminato, ho visto di nuovo tutto. Cioè io l'ho passato a Patrick, in conto che l'avevo passato, cioè da tanto era drammatica la condizione e la visibilità. Passato Patrese, in quello stesso giro sono andati fuori Berger e Mansell, perché si sono presi dentro, e quindi io in quel momento mi sono ritrovato terzo, e poi hanno preso la classifica dei due giri precedenti, come da regolamento. Sì. Mi ricordo anche quella circostanza, Senna scese dalla macchina e venne da me, che io mi mancavano le paperelle, ero allagato di acqua, e c'era l'ingegner Lombardi con la sua sigaro tutto bagnato, che grondava da tutte le parti, che mi disse: tu stai in macchina, e Senna, che venne da me, mi disse: basta, non ce la facciamo più correre, basta, scendi dalla macchina. E dai, sono brevi momenti, però sono stati intensi, sono stati momenti che ovviamente me li porterò con me per sempre, e grande emozione. Scuderia Italia, Minardi, sono le fasi dell'inizio del pilota titolare. Sì, diciamo la Scuderia Italia, anche lì ho fatto un paio di gare in sostituzione di Pirro, che si era malato, aveva l'epatite, e andai a fare i primi due Gran Premi della stagione. E prima di andare al Gran Premio di Phoenix ci fu anche lì un episodio molto bello, perché io andai a provare a Fiorano e ero stato convocato dalla Ferrari per un solito test di routine, e lo stesso giorno salì anche sulla Scuderia Italia ed è stato, credo, sono stato uno dei primi ad avere la grande fortuna di poter provare due Formula 1 nello stesso giorno, con caratteristiche completamente diverse. Ma Ferrari, un trauma? Cioè scendere dalla Ferrari e andare sulla Scuderia Italia? No, è che tutti e due cercavano di capire che cosa c'era di buono o di cattivo dall'altra macchina. Quindi, ah, okay. Erano tutti avvoltoi, prima uno e poi l'altro. Perché allora, Ferrari 12 cilindri con cambio al volante e gomme Goodyear. La Scuderia Italia aveva il cambio ancora sequenziale. Con le gomme Pirelli e con il motore 8 cilindri, il Ford. Quindi due macchine completamente diverse, e quindi insomma c'era anche da parte della Ferrari così sempre la curiosità di apprendere, di capire che cosa ci poteva essere di buono, perché poi quell'anno lì la Scuderia Italia aveva una gran macchina, poi in gara le difficoltà venivano più dai pneumatici, le Pirelli andavano estremamente forti in qualifica, ma meno bene sulla lunga distanza.
E anche lì feci un gran premio, il primo gran premio che feci poi non nel Phoenix, che non mi qualificai, ma fu a San Paolo, che è il mio primo gran premio in assoluto, San Paolo del Brasile, che è uno dei circuiti più terrificanti a livello fisico, no? E poi tra l'altro gira al contrario, in senso antiorario, quindi comunque vieni sollecitato fisicamente in quella parte che è sempre meno sollecitata. Partì per il Gran Premio e la sfiga, tanto vabbè, l'ennesima, che un qualche cosa mi entrò dentro, diciamo così, il cassonetto di aspirazione e andò a bloccare lì. Praticamente mi fece il primo giro al minimo, così, cioè, due all'ora, e tornai ai box e ci impiegai quasi tre giri, cioè mi doppiarono tre volte, no? Continuavo a dire cosa faccio, mi ritiro, eh? No, continua. Mi hanno sbloccato poi la ghigliottina e io ho fatto il mio gran premio da solo, in solitudine, che poi tra l'altro ottenni anche un ritmo, avevo un ritmo molto, molto buono da poter arrivare vicino zona punti, stando quelle che erano le mie performance. Un anno alla footwork e lì arriva la grande soddisfazione di prendere quel podio che ti era mancato con la Ferrari. Assolutamente, guarda, io credo che gli anni che ho fatto in Arrow sono stati due anni più belli e più intensi a livello di emozioni, perché anche quello era un altro team con poche risorse economiche, c'era diciamo a capo del team quel Jackie Oliver che tutti quanti hanno sempre criticato, una persona burbera, anche una persona per molti probabilmente poco difficile da trattare. Io invece ho avuto un rapporto eccezionale con Jackie Oliver. Non è stato facile il primo approccio, ma non è stato facile l'approccio con Alan Jenkins, che era invece il disegnatore della vettura, e che, ecco, nutro una stima di Alan Jenkins, una stima immensa, perché avevamo, secondo me, una delle macchine migliori, questo nel 94, una delle macchine migliori che c'era della... Ecco, volendola paragonare, si potrebbe dire che all'epoca era un po' come la Racing Point di adesso, non con la macchina clone, ma diciamo la Force India quando è riuscita a stare dietro ai grandi. Perfettamente, sì, assolutamente da paragonare le due situazioni, forse con meno soldi, ecco, con meno soldi e meno risorse economiche non si facevano test. Io venivo da un anno di assenza dalla Formula 1, dopo il 92 con la Minardi, interruppi il mio sodalizio con Minardi e mi ritrovai a fare il turismo per un anno, e poi lì, ecco, ci fu quella fase dove c'era la voglia di ritornare in Formula 1, no? E quindi con Marco Zecchi, che avevo incontrato al tempo in Ferrari, ci mettemmo insieme e tutti e due eravamo convinti che comunque avrei potuto avere una seconda fase in Formula 1. Così è stato. Abbiamo trovato degli sponsor, ci siamo andati da fare e abbiamo fatto questo accordo con l'Arrows. Allora, la cosa bella è che io arrivai in Arrows, su Hamilton Case, andai in azienda e una delle prime persone che vidi quando entrai in azienda fu appunto Alan Jenkins, no? Che mi guardò con una faccia come dire: oh Madonna, ma chi è questo adesso? Capelli rossi, barba rossa. Esatto, chi ci siamo presi? No? Chi ci siamo presi? Non aveva evidentemente una grande, non dico stima, o comunque considerazione di me. E la cosa invece per me è stato un grande successo, quello di fargli cambiare totalmente idea. Era una persona che mi adorava, alla fine di due anni fatti insieme era una persona che mi veramente era diventato un amico fraterno e veramente credeva tanto in me. Ed è stato bello. Tieni in considerazione una cosa, Franco, che noi siamo andati a fare il primo Gran Premio nel 94 in Brasile, e dopo aver fatto solamente 120 km di test invernali a Imola. Vennero a Imola col team e facemmo la presentazione lì, ci furono altri team che facevano i test, 120 km e poi siamo andati direttamente in Brasile, quindi completamente impreparati, e io feci il sesto tempo in griglia. Quindi comunque una macchina che ti dico, era, cioè quando la guidavi veramente ti dava l'impressione di una grandissima macchina, una delle migliori forse che ho guidato in Formula 1, e poi storpiata purtroppo
da quella serie, no, di modifiche che sono state apportate alla Formula 1 dopo purtroppo il dramma, no, il dramma di Imola prima, poi di, se ti ricordi bene, anche di Wendlinger a Monte Carlo, decisero di tagliare il diffusore, no, il fondo della macchina, e quindi noi in qualche maniera perdemmo tutta quella che era la nostra efficienza aerodinamica della vettura. Noi potevamo andare con pochissima ala perché avevamo grandissima deportanza, avevamo uno scivolo, un fondo che funzionava a meraviglia, quindi quella era la nostra forza, e quindi riuscivamo ad essere veloci anche sul rettilineo, nonostante un 8 cilindri di Brian Hart, ma riuscivamo a essere veloci perché comunque avevamo tanto carico aerodinamico. La macchina era eccezionale. Poi dopo, purtroppo, nel momento in cui hanno cambiato questo regolamento, ce l'hanno storpiata, dopo lì abbiamo mancato la nostra competitività, ma era un periodo in cui noi ci trovavamo sempre a lottare per i punti, e ricordo che i punti al tempo lo prendevano le prime sei vetture, in considerazione del fatto che c'era Ferrari, Williams, Benetton, McLaren, e talvolta si metteva anche la Tyrrell, erano 10 vetture che quasi sempre finivano a punti, quindi noi il fatto di trovarci quasi sempre lottare per la zona punti ti fa capire che era una macchina fantastica, veramente. Poi avevamo un sacco di problemi di affidabilità, il cambio si rompeva sempre, ed è stato il nostro tallone di Achille, anche se avremmo potuto ottenere grandi risultati. Dopo mi sono fatto, come dire, il risultato è venuto l'anno dopo, nel 95, come dicevi te, quando ho avuto la grande fortuna di prendermi la rivincita dalle Laide e finire sul podio, ecco. E che soddisfazione è stata quella? È stata una grande soddisfazione perché, dunque, io feci i primi 10 Gran Premi, pagato appunto da Jackie Oliver, il quale aveva fatto di tutto per mantenermi in squadra anche nel 95, nonostante le difficoltà economiche, tanto che poi il mio compagno di squadra era Taki Nowe, che fra l'altro si presentò in azienda, e Alan Jenkins fece, quando lo vide, lo la stessa faccia che fece con me quando arrivai lì, no? Infatti, ho detto: guarda che questa faccia me la ricordo, l'hai fatta lo stesso giorno che sono entrato, ho messo piede qui in sede. Morale, ecco, con Taki Nowe, che aveva portato un po' di risorse al team, non furono sufficienti, tanto che Jackie Oliver, a malincuore, mi dovette lasciare a piedi poi a metà della stagione, dopo 10 gare. E poi successe che a 3 gare dalla fine mi richiamò e disse: sta a sentire, non mi frega niente dei soldi, ti voglio rimettere in macchina perché tu devi ritornare a guidare per noi e devi far di tutto, però devi farmi 3 gare fantastiche, dobbiamo portare a casa un podio. E così fu. Poi all'ultima gara da Adelaide riuscimmo a prendere, no, un podio che sapeva un po' di... Non, di per noi era come aver vinto un mondiale, perché veramente quindi lo hai ripagato della scelta, sì, non economica. L'ho ripagato, però ancora una volta mi sono ritrovato con uno dei momenti più infelici, no, della mia carriera, perché l'anno dopo non aveva più soldi e dovette vendere il team a Walkinshaw. E quindi io mi ritrovai a piedi per l'ennesima volta, purtroppo, e poi riuscii a siglare un accordo di collaudatore, terza guida, con Eddie Jordan, quando a quel tempo aveva Brundle e Barrichello. Gianni, una domanda, poi dopo lascio intervenire anche Francesco, che non voglia che faccia esclusivamente presente. Ma io arrivo dopo, andiamo in ordine cronologico. La curiosità mia a questo punto è: tu parli spesso di sfighe all'interno della tua carriera in Formula 1, ma ti sei domandato in realtà che cosa ti è mancato? No, ma perché visto da fuori, conoscendoti, forse eri troppo buono. Cioè, no, guarda, aspetta. Sono un po' bastardi e tu non lo sei. Sì, no, non fraintendermi, anzi, quando parlo di sfighe, forse non uso il termine giusto, le sfighe sono altre. Diciamo, sfighe purtroppo lo si usa in maniera per semplificare il tutto. In realtà, no, diciamo, in realtà forse i risultati non sono stati pari al talento, questo no, è il dubbio, no? Il talento di partenza. Poi però credo che un'analisi tutta la sia fatta anche, no? Sì, no, ma momenti difficili. Allora, quello dell'Arros, per esempio, sai, la macchina era competitiva ma era inaffidabile, quindi mi sono ritrovato a non poter ottenere quei risultati che ci meritavamo, ma io e il team.
Con la Ferrari, come ti dicevo, c'è stato un cambiamento a livello di management, che purtroppo tu sai che nelle grandi aziende, quando tu fai parte del vecchio management, non sempre vai bene a quelli che subentrano, o comunque chi subentra molte volte ha delle visioni diverse, vuole portarsi i propri uomini, i propri elementi all'interno della squadra, e molte volte tu non rientri, no? Ti faccio un esempio pratico. Io al tempo ho avuto la grande fortuna di essere supportato da Cesare Fiorio, il quale però non ha avuto da quel momento in poi un seguito in Formula 1, cosa che per esempio è successa a Trulli e anche a Fisichella, che sono riusciti ad entrare sotto quello che era la gestione di Briatore, il quale ha avuto in Formula 1 un seguito importante e ha creduto nei suoi due piloti e gli ha dato sempre l'opportunità di crescere. E quindi molte volte dipende anche da chi in qualche maniera ti gestisci o ti sei appoggiato, no? Ci sono purtroppo casi fortuiti nella vita, cioè molte volte, ecco, un giocatore di calcio che va a giocare in una squadra che casomai non è competitiva, lui può essere bravo quanto vuoi, però la squadra non ottiene dei risultati. Qui si parla sempre di uno sport individuale, ma dietro c'è una squadra, ci sono molte volte 200-300 persone che lavorano per te, è un lavoro fatto di squadra, che comunque il tuo risultato molte volte dipende non solo esclusivamente dalle tue capacità, ma anche in questo caso da quello che riesce a fare la squadra. Io ho usato delle parole sbagliate, cioè non è sfiga, sono momenti che ti può trovare, momenti di fortuna, momenti meno fortunati. Io dico solo una cosa, che con il senno di poi posso recriminare, e lo dico senza nessun tipo di problema, di aver avuto un carattere anche un po' di merda. Cioè io ero uno che no, ma sai, questo non gioca a favore. Poi l'ho cercato di smussare con il tempo, non sempre ci sono riuscito, ma questo mi ha penalizzato tanto. E tornando a uno degli aneddoti importanti, carini, che ti volevo dire di Guido Forti, che è stato un mio secondo padre, mi ricordo che andammo a Monte Carlo a fare il Gran Premio di Formula 3, okay, che era sempre in concomitanza con la Formula 1, certo. un Gran Premio, una gara estremamente importante, c'era tanta visibilità. E io non lo so, mi lamentavo sempre, la macchina, insomma, morale, scesi dalla macchina, continuai a lamentare, lui venne da me, pum pum, due schiaffi in faccia, ma Forti, ma mi ha menato, no? Cioè io gli davo sempre del lei, comunque, mi mantenevo sempre, Forti, ma mi ha menato, sì, ti ho menato, cioè, basta, no? Cioè lui, però comunque mi ha fatto capire tante cose. Lui era un uomo che veramente non si faceva scrupoli, e come un secondo padre in quel momento ha ritenuto opportuno darmi, basta, ha detto, cazzo, ti stai lamentando, sono tre giorni che rompi le palle e ti lamenti, e giusto, e quelli due schiaffi lì mi hanno fatto bene, così come tante altre volte mi ha fatto bene essere redarguito da Minardi, essere redarguito da Jackie Oliver. Cioè io avevo bisogno, perché comunque molte volte ero un lamentoso, era uno che piangeva sempre, perché non sono un incontentabile, sono uno sempre che non gli va mai bene niente. Questa è stata un po' la mia pecca, e lo dico con giustamente, facendo dell'autocritica e realmente quello che è stato. Poi io mi sono in qualche maniera, ho cercato di migliorare, tant'è vero che anche in Formula 1, poi nel periodo della Formula 1 mi sono messo nelle mani anche di un preparatore mentale molto bravo, perché comunque avevo bisogno di migliorare non solo sotto l'aspetto fisico, ma anche quello mentale. Cioè uno sportivo che affronta uno sport ad altissimo livello, oggi poi ancora di più, deve necessariamente essere preparato a livello mentale. E molte volte, quando il carattere in qualche maniera incide negativamente, poi va a influire anche inevitabilmente sui risultati. Poi è iniziata la terza carriera, quella nel mondo turismo, super turismo, chiamalo come cavolo ti pare, perché bene o male le macchine importanti le hai guidate tutte, e ti sei tolto delle belle soddisfazioni. Ma certamente, diciamo che è stato, dopo la parentesi Formula 1, che è stata comunque lunga, ho cercato di ricrearmi, no? una seconda carriera nel mondo delle quattro ruote. Ho avuto un po' inizialmente di incertezza, perché non sapevo se la mia categoria poteva essere il GT
o poteva essere invece le gare sprint. Poi in realtà mi sono reso conto che io non sono fatto per dividere la macchina con altri, forse anche perché la mia costituzione fisica non è che mi dava dei grandi vantaggi, mi trovavo sempre con dei compagni di squadra che erano almeno 15 centimetri più alti di me e cazzo, o non ci arrivavo il volante o la pedaliera, avevo sempre difficoltà. A un certo punto ho detto: senti, per me, io la macchina voglio la mia macchina, voglio farmela come voglio, e quindi ho capito che le gare sprint erano sicuramente il mio target, quelle che mi piacevano di più. E da lì è iniziato un lungo percorso, intanto con Audi Sport Italia, con Radaelli, con il quale abbiamo fatto poi dei bellissimi anni nel Superstars, un campionato fantastico, un campionato che io ho sempre considerato uno dei migliori, uno dei più belli, dopo quello che era il Super Turismo degli anni 90, bellissimo, dove c'erano comunque le case coinvolte, l'Alfa Romeo, l'Audi, la... Ecco, lì forse c'è stata la scusami se ti interrompo, sì. Il passaggio del diventare da un pilota che ogni tanto doveva portare un budget al pilota pagato professionista. Sì. No? Sì, è vero, c'è stato... Ma sai, alla fine... Con il fatto di aver avuto un'esperienza abbastanza lunga in Formula 1, questo mi ha favorito, perché comunque alla fine avevo un bel background ed era facile. A livello medio all'epoca era molto alto, cioè sì. Fra i piloti Audi, BMW e Alfa Romeo c'era un pacchetto di piloti che sono tutti considerati oggi piloti mitici dell'epoca. Assolutamente, guarda, io già negli anni, all'inizio degli anni 90, quando ero collaudatore in Ferrari, mi offrirono un gran contratto in BMW per fare il turismo, perché avevo avuto qualche sprazzo di qualche esperienza con le vetture M3 di Bigazzi, no? di Raffanelli al tempo, che erano quelle Montechelle, gialle rosse, è un macchine fantastiche. Dove Tarquini, compagno di squadra. Tarquini, ma c'era Lafitte, Pierluigi c'era Martini, c'era Stor, c'erano diversi piloti che a rotazione, no, correvano con le macchine di Bigazzi. E anche io fui invitato, andai e feci molto bene, vinsi un po' di gare, e questo mi diede la possibilità di avvicinarmi alla BMW, che mi offrì un contratto, ma io ero sotto contratto alla BMW e la Ferrari mi disse assolutamente no, ed erano soldi, erano tanti soldi in quel periodo, tanto è vero che la Ferrari mi dice: guarda, se vuoi fare anche il turismo ti diamo l'opportunità di correre con l'Alfa, quindi parallelamente, quindi alla Formula 1 con l'autore facevo anche delle delle quindi apparizioni. È stato un rimedio, non è stata una scelta andare in Alfa. Quegli anni della gestione Ferrari è stato purtroppo perché loro non mi hanno dato la possibilità in BMW, quindi mi hanno dato, come dire, la contentino di correre qualche gara con l'Alfa Romeo. Poi dopo invece negli anni 95-96, quando correvo anche con l'Arrows, io avevo parallelamente il contratto invece con BMW Italia, quindi correvo nel campionato italiano turismo con la BMW M3. Con Cecotto, con Naspetti, e Cecotto dopo, Naspetti prima e la Yolanda Surer, e quindi io facevo due ruoli, no? Formula 1 e turismo. Mi è capitato più volte di salire dalla Formula 1 al turismo e di spiattellare tante di quelle gomme, perché poi insomma con la Formula 1 staccavi a 50 metri dalla curva, quindi andavi su, non c'era meno velocità, ti sembrava tutto, come dire, così semplice, poi invece il mezzo non te lo consentiva, non te lo permetteva, facevi delle spiattellate bestiali, però è stato un bel anno intenso, perché comunque insomma correvo tutte le domeniche, ecco. Francesco, a te. Mi viene da dire, visto l'ultimo racconto che hai fatto, quindi il passaggio Formula e turismo non l'hai vissuto come un ripiego, cioè venivi già comunque con un'idea di quello che andavi a fare. No, assolutamente. Dopo, diciamo, la Formula 1, io tieni in considerazione una cosa, che dal 97, e sono stato fermo più di un anno per i problemi al braccio, perché sono stato purtroppo sottoposto a tre tipi di interventi diversi, con complicazioni, e poi andai a fare una stagione del BTCC in Inghilterra con la Volvo.
che fu una stagione abbastanza sofferta. In realtà Walkinshaw mi offrì un contratto, ma erano più le pubbliche relazioni che dovevo fare che quello che era il ruolo di pilota, e la cosa mi destabilizzò, non ci fu un gran rapporto, no? E una grande intesa, e l'anno non fu un anno di quelli fantastici. Dovevo fare anche la 24 ore di Le Mans con la Nismo, con la Nissan, però feci dei test, ma il braccio non mi consentì di farlo perché ero ancora sofferente. E poi dopo mi sono, come dicevi te, mi sono buttato su quei campionati turismo, forte anche dell'esperienza che avevo fatto negli anni 90, quindi io conoscevo già il mondo del turismo e mi è sempre piaciuto tanto, perché poi sono sempre state, diciamo la verità, delle gare molto maschie, molto, molto dure, no? Dove c'era il duello, dove c'era la lotta, gare sprint dove devi dare tutto subito, e a me mi è sempre piaciuto, no? Questa idea di cimentarmi in gare non troppo lunghe, ma dove c'era veramente da battagliare, da confrontarsi in maniera talvolta anche dura, ma secondo me sono gare molto belle, e per noi che ci siamo cimentati in quel tipo di gare, ma anche per gli spettatori, che secondo me molte volte godevano di più spettacolo vedere quelle gare piuttosto che vedere delle gare di Formula 1 che talvolta diventavano estremamente noiose. Oggi le autoturismo hanno forse un po' perso quello che è questo spirito, ma proprio per come sono fatte le macchine, cioè una toccatina ti manda per aria tutta una paratia, un passaruota, lo splitter, e tu tra l'altro questa cosa l'hai tra virgolette accusata molto nel 2014 quando hai messo mano, diciamo, alla Chevrolet del WTCC, che era la nuova TC1, diciamo, portata con nuovo regolamento, che non era più turismo ma erano quasi prototipi tipo le DTM. Sì, lo erano macchine estremamente sofisticate, se vogliamo, molto costose, molto belle anche da guidare, per quanto io credo, e questo lo dico nonostante ci abbia lavorato tanto, soprattutto negli ultimi anni, con le vetture a trazione anteriore, per me la macchina da corsa rimane a trazione posteriore, che non me ne voglia nessuno. Io mi sono cimentato in tanti campionati con ruote anteriori, con trazioni anteriori, mi sono divertito, mi piacciono i TCR, ci ho passato gli ultimi 5 anni, per carità, assolutamente, concetto giustissimo, però per me la macchina racing rimane la macchina a trazione posteriore, che poi quindi torni alla posteriore. Ci torno alla posteriore, sì, ci torno. No, ma soprattutto perché poi, sai, Franco, tu hai avuto modo di provare tante vetture e quindi ne sai di che cosa sto parlando. Cioè, non sempre un pilota ha facilità ad adattarsi a un tipo di vettura. O perlomeno anche per il suo stile di guida, molte volte propende più per delle macchine a trazione anteriore perché ha uno stile di guida che si sposa perfettamente con quelle caratteristiche lì. Io credo di essere uno, ecco, per esempio, che predilige per esempio le curve veloci alle curve lente, predilige comunque le macchine con tanti cavalli a quelle con poco. Cioè, ci sono delle caratteristiche di noi piloti che ci contraddistinguono, e poi uno deve essere capace anche di smussare e limare, no, laddove crede, sente di avere delle difficoltà in particolar modo, però non è facile, per esempio, adattarsi a una macchina a trazione anteriore. Uno dice, ma beh, sali da una macchina da 700-800 cavalli, una macchina con 300 cavalli, facile, no? In realtà no, c'è una difficoltà estrema, e gli specialisti, quelli che molte volte non hai neanche sentito mai nominare, ma sono piloti che corrono da tanti anni con quel tipo di macchine, ti danno delle legnate bestiali, capito? Perché sono abituati a quel genere di macchine. E poi è una macchina che talvolta, quando vai in overdrive, quando molte volte chiedi di più di quello che la macchina ti consente, lì fai solo peggio. Esatto. Quindi molte volte il limite non è dato da te stesso, è dato da una vettura che più di 100 non può fare, inutile che gli chiedi 101, cioè può far 100. Quindi se tu sei bravo a portarla sempre a 100, lì ottieni il massimo della performance. E talvolta subentra invece questa sorta di confidenza con la vettura, che quando tu vuoi chiedere di più, fai solo dei danni, fai solo male, capito? Molte volte, tante volte anche con la TCR, il team mi chiedeva in qualche maniera di calmarmi, di cercare di essere più dolce, no? Più in sintonia con la macchina, senza esagerare, perché comunque ottenevo sicuramente di più. Adesso poi tornando, scusami, a quella macchina lì, alla Chevrolet,
con del team Munich, quando fece il mondiale WTCC, fu comunque una stagione, cioè era bello, era un campionato interessante tutto. Secondo me, però, come spesso avviene, questa è una critica che mi sento di fare, come spesso avviene nel mondo del motorsport, quando poi funziona una cosa e subentrano le case costruttrici, lì arrivano dei danni mostruosi. E quello è stato l'anno in cui è subentrata la Citroën, invece di far bene al campionato lo ha ammazzato letteralmente, perché il divario di prestazioni fra loro e il resto del gruppo erano così tanto grandi che poi l'anno dopo si ritrovarono poi con un campionato che era deserto, che non poteva più funzionare, perché una casa costruttrice che è in grado di investire 3, 4, 5 volte o 10 volte quello che riescono a fare gli altri team, crea un divario di prestazioni tale che poi alla fine allontana tutti. E questo mi dispiace dirlo, ma è un po' quello che sta avvenendo con il TCR oggi. Volevo dirtelo, scusa se ti interrompo, beh, volevo appunto dire, tu sei partito dal TCR esattamente l'anno dopo, 2015, e hai vissuto la sua evoluzione proprio, visto che hai corso fino all'anno scorso nell'Europeo. Oggi si è perso tutto lo spirito iniziale del campionato. Guarda, io credo di essere stato il primo in assoluto ad aver creduto al progetto di Marcello Lotti, che tra l'altro merita un plauso per quello che ha fatto, e io credo sia stato capace di anche, insomma, con un po', come dire, di con spirito avventuriero di mettersi in qualche cosa che nessuno ci credeva. Io sono stato uno dei primi a crederci, tanto è vero che ho detto: ma sì, vai Marcello, fantastico, io ci sono. E addirittura c'era la gente scettica, nessuno pensava che ci saremmo schierati alla prima gara in Malesia, no? Che quando facciamo poi delle gare con la Formula 1. E conta molto sull'aiuto di Bernie Eccleston, lì bisogna ammetterlo, che Marcello ebbe un supporto per sua capacità di riuscire a mettere in piedi un campionato, perché dietro comunque c'era qualcuno che spingeva. Però lui ha giocato bene le sue carte, cosa che non è facile in un mondo oggi dove è difficilissimo in qualche maniera anche a sbracciate venire. No, anche perché c'era un WTCC FIA e qui c'era una categoria che in qualche modo nasceva alternativa. Assolutamente, infatti il concetto suo era quello di fare un qualche cosa che potesse essere poi replicato in tutto il mondo, e così è stato, anche se a fatica, perché inizialmente, cioè, voglio dire, io credo che lui si sia preso dei bei rischi, abbia investito tanto, però chapeau, perché veramente è stato capace di fare un qualche cosa di eccezionale, e io ci ho creduto da subito. Il problema poi, quando cosa è venuto fuori? Inevitabilmente quando anche se poi la vogliono nascondere dietro dei team privati, ma in realtà sono subentrate le case costruttrici. Quando ha fatto l'accordo perché diventasse il WTCR, lì sono arrivate le case costruttrici che indirettamente, ma comunque direttamente, erano coinvolte. Alla fine non si chiamavano Hyundai, non si chiamava Volkswagen, ma c'erano le case dietro, che erano appoggiati a dei team. E secondo me questo è stato secondo me il grande errore per l'ennesima volta, perché purtroppo le case poi, quelle che sono capaci di investire, portano inevitabilmente dei divari di prestazioni, che poi alla fine il giochino si rompe, è un qualche cosa che ormai si è visto e è rivisto. E io, se devo essere sincero, sono convinto che questo è uno dei campionati più belli per come è stato concepito, perché chi compra anche la macchina poi un domani la può in qualche maniera vendere in Asia piuttosto che in Australia, piuttosto che in America, ma non solo, ci può correre ovunque. Quindi questa è la chiave, il successo, no, del TCR, e doveva rimanere tale, con un campionato internazionale che funzionava, che era bello, non aveva seguito di pubblico, ma lì mancava forse un po' di promozione in più, però le gare erano estremamente belle, sono belle, perché comunque le macchine sono vicine di prestazioni. Poi quando arrivano le case, arrivano gli interessi, perché uno ha speso più dell'altro, deve rendere conto al boarding, deve fare risultati, e quindi comunque subentra sto BOP. E BOP, che già di per sé è una storpiatura assurda nel mondo delle corse, perché comunque io non ho mai visto a Tiger Woods
che gli danno le palline più pesanti degli altri. Tiger Woods è bravo, vince nel golf perché è più bravo degli altri. Quindi chi, per me, chi è più bravo deve, deve vincere, non, può, non puoi sempre storpiargli la vita, non puoi sempre comunque castrarlo. E questo secondo me è un qualche cosa di sbagliato, anche se ci sono delle categorie, perché il Black Bank per esempio funziona perfettamente, le case non si lamentano e quindi hanno trovato evidentemente un sistema che va bene, un equilibrio. Ecco, se questo equilibrio sei capace di replicarlo anche in altre categorie, ben venga, ma nel TCR purtroppo non è stato così, cioè che poi non me ne vengono a dire diversamente, non c'è stato mai la possibilità di trovare un equilibrio, quindi un giorno andava bene uno, un giorno un altro, trovandosi poi in una situazione di ingestibilità totale. Questo è stato un po', secondo me, ecco, dal mio punto di vista, il problema. E quindi è difficile oggi poter trovare un equilibrio fra vetture che nascono concettualmente in maniera diversa. Cioè, voglio dire, la Hyundai è risaputo che è nata per fare il TCR e poi è stata traslata in quello che è il commercio, cioè la macchina che è diventata per il mercato di tutti i giorni, e quindi parte già con delle basi diverse rispetto a una Volkswagen che invece nasce come Golf, la macchina da andare per strada, e la devi traslare e trasferire invece e devi cambiarla per avere una macchina competitiva nel TCR. Non riuscirai mai a ottenere gli stessi risultati, ed è giusto che ci sia un BOP, ma che sia fatto con un criterio per me molto simile a quello del Black Bank, che funziona perfettamente. Gianni, allora, siamo terribilmente lunghi qui. Chiedo scusa. Però, ma no, è perché è piacevole la chiacchierata, e anzi, casomai la riprenderemo con una seconda puntata, come stiamo pensando di fare con altri amici che ci hanno seguito. Io però ti volevo chiedere, il 40° anno è un ritorno al passato, alle posteriori. Aprendo una quarta parentesi, un quarto capitolo della tua carriera, perché se è una mai, novità. Se mai ci sarà, perché onestamente qua, insomma, per quanto ottimisti si voglia essere, non lo so se quella stagione partirà mai, vediamo, io me lo auguro. Partirà. Essere ottimisti. Va bene, allora io sono con te, io sono preparato, mi alleno, cerco di mantenermi in forma nonostante gli anni di Garibaldi, però ecco, cerco di farmi trovare preparato. Sarà un'avventura nuova, un campionato nuovo, mi fa molto piacere, tra l'altro con una squadra, con la famiglia Canneori, che ho avuto modo di conoscere in passato da avversari. C'è sempre stata grande stima reciproca e quest'anno mi ritrovo a correre con loro, sarà un piacere, perché ho una grande stima di persone che sono umili ma estremamente capaci. Le macchine sono macchine rudimentali, no? Quelle si ritorna un po'... Le NASCAR in versione europea, quindi sì, questi sì, baracconi sì. Americani rumorosissimi, molto interessanti, potenti. Guarda che sono molto meno baracconi di quello che tu possa pensare o la gente possa pensare. È molto racing, è molto sensibile, cioè una vettura che tutto sommato, per le dimensioni che ha, ti dico, è estremamente sensibile, molto bella da guidare, c'ha dei bei cavalli e c'ha questo cambio ad H, e vabbè, c'ha il suo fascino, voglio dire, si torna, prima del cambio ad H c'erano le bighe, non c'era nient'altro, quindi voglio dire, alla fine è bello anche questo, è folcloristico, è un campionato che spero di potermi cimentare, perché l'ho visto, ho seguito un po', io tra l'altro ho avuto un'esperienza simile con le vetture speed car quando ho fatto il campionato in Medio Oriente e quindi insomma è una macchina molto simile, non uguale ma simile, quindi sono convinto che ci sarà da divertirsi. Gianni, non possiamo altro che ringraziarti, grazie anche a te Francesco di essere stato parte di questa bella chiacchierata. Amici di Motorsport, se avete da commentare, secondo me ne avete da commentare, scrivete qui sotto che siamo curiosi di vedere quale sarà la vostra reazione su questa chiacchierata con Gianni. Gianni, grazie, e iscrivetevi al canale così avrete tutti gli avvisi sui prossimi video. Ciao a grazie, tutti e grazie. Grazie a voi. Ciao.